Ciao a tutti, mi chiamo Paolo, ho 40 anni e abito a Castelfranco Veneto, una ridente cittadina nel cuore del Veneto. Yeah, yeah, yeah. 18 anni fa, in seguito a un incidente stradale, sono rimasto paralizzato dalle spalle in giù. Non mi sono dato per vinto, mi sono tirato sulle maniche, virtualmente. Ho conseguito due lauree in ingegneria meccanica e sono stato nominato dal presidente Ciampi, Cavaliere al Merito della Repubblica, per l'impegno mio nel civile. Non mi sono mai tirato indietro, ho sempre cercato di affrontare di petto tutte le sfide che la vita mi ha presentato. Ho cercato di aiutare molte persone facendo anche parte di due commissioni ministeriali. Ho creato una fondazione Onlus per l'accessibilità culturale e grazie a questa attività ho avuto l'onore e il privilegio di conoscere molte persone famose. Ho realizzato svariati progetti nella mia vita, alcuni molto importanti, altri meno, ma comunque sempre rivolti a facilitare l'esistenza alle persone più sfortunate. Il mio nuovo progetto, il Cammino di Santiago, insieme a quattro amici. Ciao, Ciao, io sono Johnny. Ciao, io sono Vanio. sono Alessandro. Ciao, io sono Simone. All'inizio l'idea era quella di partire tutti e cinque con un camper accessibile per poter gestire meglio in autonomia il Cammino di Santiago. Poi però il problema. Quello che io pensavo era di poter affrontare il viaggio seduto in carrozzina fissato al pavimento del camper, come in un normale servizio di trasporto a disabili. Invece ciò non è possibile. La persona disabile è obbligata a essere trasferita di peso da altre persone, come nel mio caso, su un sedile per poter affrontare il viaggio. Da qui l'idea di utilizzare il mio monovolume, sul quale ho applicato un brevetto che ho realizzato nel 2004 e consiste in una carrozzina sdoppiabile che permette un viaggio in auto di un disabile con molta più comodità. Ma di questo ve ne parlerò meglio nelle prossime puntate. In realtà ho già percorso il cammino di Santiago un'altra volta, virtualmente grazie a un'amica Elisa che mi ha portato con sé sotto forma di sassolino. Lo scopo del progetto è di realizzare un libro e un videodocumentario sulla nostra esperienza. Durante il cammino incontreremo tantissime persone, ognuna con la propria storia, con la propria esperienza e con la propria vita. Cercheremo di capire, proprio in base al motivo per cui queste persone hanno scelto di affrontare il cammino di Santiago, come varia la loro percezione del cammino da prima dell'inizio a dopo la fine. Vi porteremo con noi, potrete seguire tutta la nostra impresa nel sito www.lagentedelcammino.it. Lo scopo finale è quello di mettere gratuitamente a disposizione un camper finalmente accessibile a tutte quelle persone con disabilità che intendono affrontare anche loro il cammino di Santiago. Come potete aiutarci? Semplicissimo, acquistando o una copia del libro, o un videodocumentario o altri gadget messi a disposizione sul sito www.lagentedelcammino.it. È un progetto ambizioso, lo so, ma sono sicuro che grazie al vostro aiuto potrà realizzarsi. Ciao!